Beh, dopo Catania naturalmente c'è stato un po' di delusione per la partita, sia per il risultato che per l'andamento della partita. Quindi quando ci siamo ritrovati non c'era grande entusiasmo, devo dire, né da parte un po' di nessuno di tutti noi. Però ci siamo ricaricati velocemente, abbiamo ricominciato subito a lavorare con grande intensità perché il modo migliore per dimenticare le cose non belle è il lavoro. Quindi ci siamo buttati nel lavoro. E direi che la settimana è andata via bene. Vedere questa squadra quando lavora in settimana direi che è veramente bello. Poi qualche volta ci è capitato nelle ultime prestazioni di bloccarci nei momenti più importanti e dobbiamo lavorare anche su questo aspetto. Insomma, la classifica parla dell'ultimo posto, però il Varese matematicamente non è ancora spacciato. In settimana personalmente ho sentito, insomma, alcuni giocatori ci credono, lo lotteremo fino all'ultimo, chiaramente sono state le loro parole. Sì, beh, questo è il minimo che possiamo fare, crederci fino in fondo e lottare fino in fondo. Lo dobbiamo alla città, lo dobbiamo ai tifosi, lo dobbiamo a tutti quelli che ci seguono e lo dobbiamo anche a noi stessi. Situazione Corti, il rapporto con i compagni, Oh, Corti, oh, l'allenatore, con la squadra. perfetto. Daniele, purtroppo, dico purtroppo perché è un giocatore importantissimo per noi, non è ancora a disposizione mia perché ha questo riacutizzarsi della pubalgia. È un problema che si trascinava anche prima di essere squalificato, ci ha convissuto, adesso però è arrivato in una fase dove il dolore è troppo forte, non sarebbe di utilità per la squadra e neanche per lui. E quindi sta lavorando nella speranza di recuperarlo velocemente per le prossime giornate. Appunto situazione disponibili indisponibili, Loris Varela. Purtroppo, a parte Daniele, non abbiamo neanche Cortisi. Loris Valera non ha recuperato, sembrava sulla via della guarigione completa, ma non è così. Mancherà ancora Neto, mancherà Rea. I soliti noti, insomma. In avanti miracoli forti. In avanti, domani giocheranno miracoli forte, sì. Quindi torni al 4-4-2, per la fascia sinistra c'è qualche ballottaggio? Sì, diciamo che i tre giocatori che sto valutando sono Zecchin, Falcone e Ciulina. Quindi diciamo che sono, in questo momento sono in tre per due posti. Paradossalmente in questo momento la squadra possa giocare meglio in trasferta rispetto che in casa, visto che nelle ultime sfide casalinghe c'è stato un ambiente un po' difficile, di diffidenza verso la squadra. Forse in trasferta si sente un attimo più liberi anche a livello mentale. Per esempio a Modena abbiamo visto la squadra un po' più spensierata, diciamo. Può Sì, succedere la stessa cosa domani? non lo so, domani vedremo. Le ultime prestazioni dicono questo, però non deve essere così. Noi siamo professionisti, dobbiamo sapere anche affrontare le sfide in campi sul nostro campo, quando magari in un momento di delusione dei tifosi ci contestano. Guai se avessimo un atteggiamento diverso in casa fuori. Certo, la psiche è importantissima e fa quasi sempre la differenza. Quindi la tranquillità rispetto all'agitazione fa la sua differenza. Senti, il tuo stato d'animo personale, ti abbiamo visto un po' nervoso per ovvi motivi, probabilmente anche per il tuo cuore così attaccato al Varese. In questo momento niente, come ti senti? Poi si specchia anche nella squadra, no? Certamente, il mio stato d'animo è più o meno come quello dei tifosi, è come quello di un amante deluso, perché avrei voluto che non fossimo in questa situazione di classifica, avrei voluto fare molto di più, avrei voluto poter dare più soddisfazioni a tutto l'ambiente, avrei voluto che le cose fossero andate in un'altra maniera. Purtroppo quest'anno è stato un anno dove le disgrazie, tra virgolette, le disgrazie sportive si sono sommate una all'altra. Io non parlerei di sfortuna perché la sfortuna non esiste, io non credo nella sfortuna. Credo che giorno dopo giorno sia mancata quella tranquillità e quella libertà di mente di poter lavorare con serenità che alla fine ha fatto la differenza. Però sono francamente non contento di come si sta svolgendo la
il campionato. Speravo in questo momento della stagione di essere in un altro punto di in un altro settore della classifica, e penso che se le cose fossero andate come dovevano andare ci saremmo potuti anche essere. Se mi hai consentito, da tifoso quotidiano, io credo comunque che gli insulti rivolti alla tua persona siano emotivamente troppo pesanti. Come reagisci? Cioè tu sei in mezzo tra persone abbastanza disfattiste, la legge in questo momento, e un numero di giocatori con diverse personalità. Qual è la tua reazione prima? Beh, sicuramente essere contestato fa parte del nostro lavoro, quindi va accettato. Devo dire che però certi insulti, certe contestazioni mi fanno male, nel senso che le subisco molto. Non dovrei magari dirlo, perché sarebbe più facile fare il duro, dire che non mi interessa. Invece mi interessa, ci rimango molto male. A volte ci scherzo quando mi capita di trovare in città qualcuno, i miei amici che mi fanno queste domande, o magari anche qualche ragazzo della curva che conosco, che magari è uno di quelli che mi insulta sabato, e quindi ci scherzo, butto lì delle battute, come dire, così per sdrammatizzare, però in realtà ci rimango molto male. Se posso chiederti sul Perugia, che partita ti aspetti, che avversario incontrerete? Certo che puoi chiedermi, è lecito. Il Perugia è una squadra che sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo, viene da 6 risultati utili consecutivi, se non sbaglio, sicuramente da 5. Il sesto non ce l'ho presente perché non sono andato così indietro a vedere le partite. Gioca un ottimo calcio, ha dei giocatori molto importanti, soprattutto nella parte davanti, con Falcinelli e Ardemagni su di tutti, ma ce ne sono altri di grande caratura. Sta facendo molto bene, soprattutto in casa sta raccogliendo tantissimi punti. Domani sera, visto i risultati anche delle avversarie, ha una grande opportunità, vincendo, di portarsi nella zona altissima della classifica, e quindi metterà in campo tutto quello che è nelle loro capacità per fare il risultato pieno, ed è giusto che sia così. Devo dire che dall'altra parte non troverà però una squadra morbida, troverà una squadra che va a Perugia per giocarsi le ultime chance, che va a Perugia per giocare la partita con grande intensità, con grande corsa, con grande determinazione, e speriamo che queste qualità bastino a fare anche un grande risultato. Senti, per chiudere con un segno positivo, possiamo dire che quest'anno assistiamo a un bel miracolo in cima alla classifica, giusto? Perché tutto sommato, senza togliere niente le qualità del capo e dell'allenatore, assistiamo a un miracolo. Chissà mai che ci sia un miracolo anche in fondo alla classifica. Guarda, lo scopriremo solo vivendo, come diceva quello là nella sua canzone, non lo so. Io personalmente, finché non mi hanno messo la testa sott'acqua, mi hanno tolto l'ultimo respiro, ci credo sempre e continuo sempre a respirare. E comunque fino all'ultima partita morirò sul campo, per cui penso che la mia morte giusta sia quella sul campo, e quindi ci crederò fino alla fine. Mister, volevo chiedere, in settimana sono allenati alcuni primavera in prima squadra, si sono anche messi in mostra durante l'amichevole. All'inizio ne hai fatti esordire tanto, magari ci potrà essere spazio nelle ultimissime uscite per alcuni di loro, o insomma come vedi questi ragazzi? Guardi, io me lo auguro, mi auguro di avere l'opportunità di poterli far esordire. Mi auguro di avere l'opportunità in questo scorcio di stagione che rimane di far allenare quanti più ragazzi possibili con la prima squadra, perché allenandosi con noi possono crescere loro, e la società può anche fare una valutazione su quelle che sono i giovani che potrebbero fare parte della prima squadra l'anno prossimo. Per cui tutte le volte che avrò la possibilità di far giocare qualche giovane, tutte le volte che avrò la possibilità di far allenare qualche giovane con noi,
ne sarò molto contento. A me piace molto lavorare con i giovani e qualche giovane interessante nella nostra primavera c'è.